crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Allora, ci sono delle novità. Intanto Cinzia, tu so che sei informatissima, è spuntata anche un altro nome di una... Eugenia. Di una figlia. Eugenia, una, 25 anni, una ipotetica figlia, Eugenia, 25 anni, che fa calcio, una brava calciatrice, lavora anche in farmacia, è nata nello stesso ospedale in cui è nato Maradona. Maradona un anno fa l'aveva incontrata e lei adesso vorrebbe sapere se effettivamente Maradona, come le ha detto la madre che l'aveva data in adozione, è veramente suo padre, e ha detto che lei non vuole denaro, non vuole eredità, non vuole niente, lei vuole solamente sapere come ha cercato la madre e l'ha trovata, vorrebbe sapere chi è suo padre, che è nel suo diritto farlo. Quindi abbiamo Eugenia e dai miei calcoli ormai siamo arrivati a 13 tra i 5 figli riconosciuti e gli altri che sono spuntati, 13 figli. Comunque lui aveva detto che li voleva riconoscere tutti, così aveva detto al suo avvocato, avvocato Morla, li voleva riconoscere tutti, e fra l'altro lui già dava al mese, abbiamo visto anche nel servizio, parecchi soldi a quelli, sia i suoi figli, ma anche a coloro che stavano per essere riconosciuti, che volevano fare la prova del DNA. C'è molto un'altra curioso. Novità. Si parla di una firma. L'avvocato Angelo Pisani, l'avvocato italiano di Maradona. Ciao avvocato, grazie di esserci Buongiorno. Collegato. Allora, noi raccontiamo tutto attraverso questo servizio, perché l'avvocato argentino e la sua posizione, diciamo, giudiziaria sembra un po' aggravarsi. Si parla addirittura della falsificazione di una firma da parte di Leopoldo Luque. Sentite. Gravissimo. Nuova svolta nelle indagini relative alla morte di Diego Armando Maradona. Il dottor Leopoldo Luque, neurologo e amico del campione, deve affrontare la gravissima accusa di falso. Durante la perquisizione della sua casa, infatti, sono stati trovati tre documenti che sembrerebbero riportare la firma di Maradona. Vediamoli insieme. Il primo è una richiesta indirizzata alla clinica Olivos. Io, Diego Armando Maradona, chiedo che si consegni la mia storia medica al mio medico personale, il dottor Luque. La firma in calce dovrebbe essere di Maradona, ma mettiamola a confronto con un autografo originale del campione argentino. Sono la stessa? Sembrerebbe proprio di no. Il secondo documento, invece, è un foglio con numerose firme simili ad indicare che qualcuno stava provando a falsificare la firma dell'idolo argentino. Il terzo ed ultimo documento trovato è una vera firma di Maradona scansionata, utilizzata come base per testare il falso. A questo punto ci chiediamo, quali dei documenti che esistono oggi, legati o meno alla salute di Maradona, sono effettivamente firmati dal campione e quali hanno la firma falsa? Allora, vediamo queste firme. Stiamo parlando del dottor Luque. Perché ho detto che la posizione dell'avvocato argentino si è aggravata? Perché a scegliere il dottor Luque, chi è stato? Due. È stato l'avvocato argentino di Maradona. Allora, vediamo queste firme, vediamole, mettiamole in grafica. Avvocato, lei lo sapeva che c'era una possibile firma falsificata? Ne aveva sentito parlare? Ora, io credo che lei la firma di Diego Maradona la conosca a memoria. La conosco a memoria e l'ho anche autenticata tantissime volte. E sicuramente, da quello che appare dalle foto,
le firme apposte su quel foglio non mi risulta siano quelle di Diego Armando Maradona. Cioè, a lei non risulta che queste firme siano di Diego Armando Maradona? No, non mi risulta. Del allora, resto, tutto quello che sta accadendo... Intanto lo spieghiamo a tutti gli ospiti, al pubblico e agli amici che ci guardano da casa, quelle che state vedendo adesso... Sono delle firme in un foglio, no, rimandiamole, grazie, famoso foglio trovato a casa del medico Leopoldo Luche. Con questa firma, noi diciamo presumibilmente falsa perché io personalmente la firma di Maradona non la conosco, non l'ho mai vista, però abbiamo chiamato proprio Angelo Pisani che invece la firma di Maradona la conosce bene. Allora, questo foglio lui la teneva... nella cartella clinica di Maradona, a casa sua però, ok? Cioè a casa del medico c'era questo foglio. Ora, Pisani mi sta dicendo in diretta che quella firma con Diego Armando Maradona non c'entra nulla, giusto Pisani? Lei mi sta confermando questo o no? O ha dei dubbi? Allora, ad occhio sono due firme completamente diverse. C'è la necessità ovviamente di una perizia calligrafica, certo, sul documento, però dobbiamo anche dire che un foglio dove ci sono più prove di firme sicuramente non sembra il foglio del titolare della firma. Certo. Quindi trovare un foglio con tante prove di firme è abbastanza strano. Certo. Del resto tutto quello che sta accadendo noi in questa trasmissione l'abbiamo anticipato circa un mese fa, perché quando abbiamo parlato del medico abbiamo parlato dei sospetti sul medico. Quando abbiamo parlato della morte, abbiamo parlato della strana morte di Maradona. Tutto quello che oggi si sta rilevando, noi lo abbiamo discusso e anticipato anzitempo. Certo. Dunque, ecco qua la foto del medico. Roberto, mamma mia, storia infinita questa, sì, veramente. Però, diciamo, una storia infinita, ma... Soprattutto uno si domanda come mai Luque voleva la cartella clinica. In genere si chiede una cartella clinica quando uno deve fare un'indagine oppure deve cercare un dito dietro al quale nascondersi. Sì. L'autopsia peraltro ha dimostrato che Maradona è morto per problemi cardiaci, era cardiopatico. Non c'è stata una medicina che è stata trovata nella casa di Buenos Aires dove è morto Maradona che fosse vagamente legata ai suoi problemi di cuore e ai suoi problemi di polmonari, perché aveva quel, come diciamo noi in gergo, appunto, l'acqua nei polmoni. E tutte queste cure sono state assolutamente dimenticate. Venivano invece date dei farmaci per, diciamo, aiutarlo nel suo problema con l'alcol. Sì. Farmaci che però sono assolutamente controindicati per chi soffre di miocardite dilatativa, quale lui. In pratica quei farmaci hanno in qualche modo accelerato, se non causato, la sua morte. Bravo, posso dire allora, bravo. Infatti l'autopsia dice proprio questo, né droga né alcol, ma la presenza di farmaci. Fra poco manderemo anche questi documenti nel tempo che ci rimane. Intanto vi dico, avvocato Pisani, non so se lei ancora sappia o meno di questa notizia, il giudice ha deciso che Morla, questo avvocato argentino di cui noi stiamo parlando, non debba più occuparsi dell'eredità di Maradona. Bene. Cioè, non solo non deve più occuparsi, ma deve consegnare tutta la contabilità, tutte le notizie, i conti correnti che riguardano Maradona, perché c'è un amministratore giudiziario che deve fare chiarezza anche su questo. Ci sono due inchieste. Per cui quello che vi dico è che Morla per ora sembra che ancora non abbia consegnato nulla della documentazione che lui possiede al nuovo amministratore. Beh, che è una documentazione preziosa, naturalmente, preziosissima, perché si parla di molti soldi. Tra l'altro sullo stato di salute di Maradona ricordiamo anche come è stata fatta quella famosa telefonata all'ambulanza, sì, no? Sì, non è stata così sollecita, non è stato uno detto che non era presente che era Maradona quella persona. Quindi diciamo, io penso che quando Maradona stava molto bene
era come il miele e ronzavano attorno a lui tante api. Ma quando ha cominciato a stare male, a non essere più capace, è diventato, attorno a lui hanno cominciato a ronzare tanti avvoltoi. Che non hanno, non si sono preoccupati di curare Maradona che stava male, ma anzi giravano attorno non vedendo l'ora che diventasse il cadavere sul quale infierire, sul quale strappare le carni. Troppa gente. Allora io chiedo, Alba, tu hai conosciuto Maradona? Alba? Sì. Ho anche lavorato con Maradona. Ho anche lavorato con Maradona tante volte, ai tempi di Galagol. Ma mi sembra evidente una cosa, che come dice Vladi, era diventato semplicemente scomodo. Non faceva più comodo a nessuno, era una persona di cui bisognava occuparsi, era una persona complicata, perché sicuramente non era facile la sua patologia, il suo stato, la tossicodipendenza e l'alcol avevano peggiorato le cose. Stare vicino a una persona così vuol dire dovergli dare molto, molto affetto, molta attenzione, molte cure, e quindi probabilmente questa persona serviva più da morto che da vivo a questo punto, perché oltretutto, al di là dei fatti, di come si sono svolti o delle colpe specifiche, è chiaro che non è stata data a una persona con queste patologie e con questo disagio e con questa, tra l'altro, poi popolarità e amore che il mondo gli ha dimostrato, l'attenzione che bisognava dare, perché è morto solo, malamente, abbandonato da tutti. Io dico sempre che se Maradona fosse stato ancora a Napoli e vicino anche alla sua famiglia, forse napoletana, questo non sarebbe accaduto. Allora, avvocato, vuole intervenire, dire qualcosa? Sì, volevo sentire anche Raffaella, che è napoletana. Alba Paletti ha perfettamente ragione. Qualcuno ha pensato che su Maradona si guadagnasse molto di più una volta morto che forse in vita, in questi anni, in queste condizioni. Quindi sicuramente c'è ancora molto da indagare. E ben ha detto il direttore Roberto Assise quando dice di stranezze nel comportamento del medico. Quando si chiede una cartella clinica, si chiede perché si vuole ovviamente accertare una responsabilità dei medici. Ma se il medico che lo seguiva era lui, allora vuol dire che lui forse ha capito che c'era una responsabilità. Qual è il motivo per cui il suo medico chiede la cartella clinica del suo assistito? Cioè, c'è tutto da chiarire, tutto da indagare, sia sull'eredità, su come sarà gestita, su chi sta utilizzando ancora oggi il marchio di Maradona, e soprattutto su perché è stato lasciato morire Diego Armando Maradona. A chi interessava che morisse? Mamma mia, sono Roberto scenari Alessi, veramente Roberto inquietanti. Alessi ha pensando... proprio messo il dito nella piaga. Roberto è eccezionale, guarda, i suoi interventi sono fantastici. Ti faccio i complimenti, te li volevo già fare da tanto tempo, perché veramente... Allora, Roberto Alessi ha detto che un medico che ha millantato l'operazione di Maradona, lui ha detto, io ho operato Maradona, e si è fatto pure un selfie con Maradona appena uscito dalla camera. Sì, è uscito e è andato in tutto il mondo, lui tra l'altro. Lui non l'ha operato, lui faceva parte dell'equipe medica che l'ha operato, quindi evidentemente poi visti i risultati, l'equipe medica che lo ha operato e che non voleva che Maradona uscisse dalla clinica. Attenzione, invece Luca Raffaella, ha firmato perché uscisse insieme al direttore sanitario, quindi Roberto lui deve cercare qualche cosa che ha nascosto.